Sindaco di Girolamo, una considerazione su quanto avvenuto purtroppo ieri sera a Parigi. Ma è qualcosa veramente di grave che forse può essere paragonato agli attentati dell'11 settembre alle Torri Gemelle di New York. Si dimostra che il terrorismo purtroppo è irrefrenabile, incontrollabile. Anche quello che è successo qualche giorno fa in Libano e in altri posti del mondo lo dimostra, e l'unico antidoto è quello di lavorare affinché ci sia la convivenza civile, la conoscenza reciproca, il dialogo fra le persone, le religioni, le culture, le storie dei vari popoli. E oggi, inaugurando il Festival Popoli e Religioni, abbiamo proprio ragionato sul fatto che queste manifestazioni, che vivono grazie all'impegno volontario di tante persone, con difficoltà ma con tenacia, sono un pezzo di questa Italia, di questa Europa, di questo mondo che vuole parlarsi, che vuole capirsi e che vuole stare insieme e vivere insieme per fare migliore la nostra società, e non combattersi, non uccidersi, non negare la vita agli altri. Ecco, però sia in Italia che in Europa ci sono tanti che invece vorrebbero alzare i muri e non vorrebbero affatto dialogare con l'Islam, con tanti immigrati che sono venuti qui da noi. Sì, noi pensiamo che i muri hanno segnato pezzi della storia moderna dell'Europa e che non vadano riproposti assolutamente, non risolvono i problemi. Non è rinchiudendosi all'interno delle proprie certezze che noi possiamo pensare di fare un mondo migliore. E quindi noi siamo affinché ci sia invece questo rapporto costruttivo, che è l'unico che riesce a togliere le paure a chi invece, ecco, vuole distruggere, separare, mettere in un angolo, che è quello che poi causa le reazioni incontrollate. Ecco, il Comune di Terni ha un'iniziativa lunedì mattina. Noi vogliamo testimoniare questa nostra volontà facendo sì che ci sia da parte della città, delle sue istituzioni, delle sue rappresentanze, una presenza simbolica ma importante sotto la casa comunale, e poi affronteremo questa questione all'interno della discussione nel Consiglio, perché pensiamo che la pronuncia delle rappresentanze, la pronuncia delle istituzioni elette dal popolo sia un elemento importante per costruire questo nuovo mondo più giusto, più aperto, più dialogante, e che una parte di questa responsabilità grava anche sulle nostre spalle. Grazie Sindaco. Prego.